Cari quaddisti, eccoci per un'intervista conclusiva a Fulvio di Inquad, a Daniele Valeri, dominatore della QX3. Fulvio, Inquad, diciamo due moto, Tony Sousa Borges nella QX1, nella MX europea, Daniele Valeri nella QX3, e grandi passi avanti del tuo team, state proponendo moto sempre più competitive e ottenendo quest'anno veramente grandi successi e grandi soddisfazioni. Quest'anno abbiamo sì due bei piloti, due moto fantastiche, cerchiamo di fare del nostro meglio, anche se siamo un piccolo team, i risultati arrivano e siamo molto felici. E soprattutto vediamo ogni volta che vi presentate le vostre moto andare un filino meglio e ogni volta arrivate a posizioni sempre più interessanti, spiccando dei tempi nel generico sempre molto più competitivi. Sì, qual è la ricetta per fare ciò? La ricetta è lavorare bene, con molta attenzione, preparare bene i veicoli, preparare bene i ragazzi, si allenano, i risultati arrivano e siamo molto contenti, come ti dicevo prima. Grande Fulvio, grazie ancora. Adesso passiamo a Daniele Valeri prima del podio. QX3, un altro dominio di giornata. Più sudato questa volta, Daniele? Sì, è un po' più dura stavolta, però andava tutto bene oggi e niente, mi sono divertito, e anche se Davide era molto veloce e niente. Una bellissima gara in gara 1, sì. Un'altrettanto bella gara in gara 2, forse più combattuta la gara 2. Sì, perché sono riuscito a partire bene, a partire meglio Davide, però sono riuscito... Non troppo bene, perché hai dovuto lottare un po', il Volpi maledetto si è inserito in gara 2. Sì, però è andato tutto bene, questo è importante. E adesso spero di continuare così e di vincere il campionato italiano. Grande Valeri, i nostri complimenti per questa vittoria sia in gara 1 che in gara 2, per aver confermato la tua posizione di campionato italiano alla ormai quarta prova del campionato italiano quad cross, e un arrivederci alle prossime prove. E adesso ti lasciamo al podio perché è la più grande soddisfazione del pilota. Valeri, complimenti.